Riprendiamo la nostra rassegna stampa che questa sera ci mostrerà cose molto interessanti. La prima riguarda un numero recente di Panorama con un articolo che ci ha colpito. L'Europa dei trasporti taglia fuori gli italiani. Questi sono i concetti più importanti che ovviamente non rappresentano un articolone di fondo, ma sono le cose più importanti. Gli operatori della logistica protestano. Nel comitato che dà la linea alla Commissione UE non c'è un nostro rappresentante. Come si può vedere, questi sono tutti gli scenari europei per quanto riguarda il traffico container tra il 2005 e il 2011 nei primi 15 porti europei. Noi abbiamo alla Spezia un più 27,7%, abbiamo un Gioia Tauro con meno 27,7% e abbiamo tutti gli altri che vanno avanti alla grande. Allora, questi sono i veri scenari da prendere in considerazione, non le diatribe di carattere politico più o meno false, più o meno stupide, perché l'integrazione avviene qui, è in questa integrazione che avvengono le lotte, perché l'Italia, che si trova in questa posizione difficile, sarà sempre emarginata. Se gli altri possono emarginarla, l'Italia sarà emarginata, capito? Ecco perché è importantissimo quello che si sta svolgendo per i trasporti attraverso ferrovia, proprio in quest'angolo qui. Se non passa l'alta velocità italiana a questo livello, sono dolori. Adesso avranno tutte le ragioni che vogliono tutti quelli che si oppongono alla TAV, e nessuno dice niente da questo punto di vista, ma è altrettanto vero che questi qui in questo momento, e questi sono i veri problemi della geopolitica, agiscono per conto dei nemici dell'Italia, comunque sia. Allora, o continuano a insistere su questa linea e quegli altri continueranno a fare opposizione, coi soldi sicuramente di qualcuno, io dico coi soldi dei francesi, sono i veri nemici dell'Italia. I Lazari. Quindi è molto probabile che sia così. È chiaro che quelli che protestano lì in Val di Susa i soldi ce l'hanno da qualcuno, è fuori discussione, ma ce l'hanno nello scopo di escludere completamente l'Italia dalla possibilità di avere una comunicazione diretta con i restanti luoghi dell'Europa. Ritorniamo a dire che qui noi abbiamo soltanto un più, l'aumento dell'utilizzazione dei container avviene solo alla Spezia, ma compensa la perdita di Gioia Tauro, non c'è nient'altro. Guardate tutti gli altri quanto sono aumentati. Ecco perché allora che cosa dobbiamo dire? Che l'Italia deve fare una politica del Mediterraneo, autonoma mediterranea. L'Italia si deve sganciare. Questa era la politica iniziale di Forza Italia quando si è proposta come il nuovo. Esattamente. Nel 94-93. Perché i primi approcci che anch'io ho avuto, i primi contatti quando ancora non sapevamo chi era Berlusconi e compagnia bella, Forza Italia voleva proprio portare avanti la politica mediterranea. Esattamente. Allora, cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che anche in quel caso, nascendo ex nuovo quel movimento, è chiaro che tutte le istanze fondamentali vi convergevano. Poi la politica da una parte, le pressioni americane dall'altra, pressioni inglesi dall'altro lato. Esattamente. L'azione dell'Europa contro di noi, l'azione della Francia nemica tradizionale dell'Italia, perché la Francia, quando noi diciamo che è nemica, diciamo che la Francia sarà la nostra concorrenza più vicina. È quella che ci vende l'energia, ti immagini se vuole che noi siamo concorrenti. Ci venderà sempre l'energia. Quando ci dicono siete contro quelli che sono contro l'atomo, perché l'atomo è pericolo per la natura, sì, quelli che lo dicono beccano i soldi dai francesi, perché loro hanno l'atomo, e siccome hanno l'atomo
hanno l'energia e ce la vendono a noi. Il guaio nostro è che abbiamo la Super Fenix che sta a 30 km dal confine italiano, che se scoppia la Super Fenix fa un botto 100 volte più grosso di Chernobyl, e ci arriva comunque dentro casa pure se sta in Francia. Solo che, qual è la differenza? Che noi paghiamo l'energia 3 volte tanto a quello che potremmo pagare, quella è la differenza. Andiamo avanti. Chi paga i binari? Gianmaria Gross Pietro. La concorrenza ferroviaria fra Italo e Freccia Rossa, che certamente migliorerà servizi e prezzi, ma da sola non lo garantisce. Entrambi usano una infrastruttura pagata dai contribuenti, versando un pedaggio insufficiente a giustificare l'investimento. La rete è frutto di volontà e denaro pubblico e deve anche servire obiettivi di sviluppo, un principio che in diversa misura vale per le reti elettriche, telefoniche, di tubi, ciascuna con differenti modalità di interazione, rete e servizio, che perciò richiedono specifiche soluzioni proprietarie e gestionali. È inutile parlare di privatizzazione quando tu le varie infrastrutture sono dello Stato e quando tutta questa struttura è stata creata con i soldi dello Stato, con i soldi di tutti i cittadini. Assolutamente. Quindi tu qualunque concetto di privatizzazione. Allora, sei un usurpatore, appunto, sei un usurpatore e un abusivo. Punto e basta. Non è che tu hai privatizzato, usurpatore e abusivo. Millantatore. Andiamo avanti, questo è importante perché è bene che ci sappia. Gioco e fumo, manovre antidecreto, forti dubbi di Grilli sulla copertura, anche le lobby premono per invio. Qui noi siamo vittime, una legge sacrosanta che vieta il gioco ai giovani per la salvaguardia della abbiamo cultura, denunciato abbiamo tutti denunciato, eccetera, e che adesso invece le lobby se comprano i deputati e se comprano i senatori e questi sono regolarmente in vendita. Sentenza eugenetica sulla legge 40, ne abbiamo già parlato, ma ricordatevi che è una cosa importantissima, perché qui siamo ai confini con una legislazione che è creata appositamente. Ci ha contattato un visualizzatore, diciamo così, che ha chiesto informazioni di approfondimento sulla legge 40, quindi se dai qualche informazione in più non sarebbe male. La legge 40 è una legge che... E soprattutto sulla posizione nostra. Allora, la legge italiana ha recepito alcuni concetti fondamentali sostenuti una volta tanto in senso positivo dalla Chiesa. Ma la Chiesa conduce questa battaglia, che è legata anche alla battaglia contro l'aborto, eccetera, che è una battaglia che è esattamente il contrario dell'eugenetica intesa in termini contemporanei, perché la vera eugenetica è quella che fa in modo, quella di Nicola Pende, diciamo, è quella che fa in modo affinché nascano dei bambini sani. Cioè fa la prevenzione, non uccide il bambino in germe, non seleziona chi è sano e chi è malato. Quindi questa fondamentale legge è stata contestata dal Parlamento, diciamo così, europeo, chiamiamolo Parlamento europeo nella sua manifestazione giudiziaria, giudiziario, perché è stato un giudizio che è stato emesso nei riguardi di una famiglia che aveva chiesto di avere il diritto di scegliere alcune caratteristiche del figlio, esattamente, esattamente. Quindi qui siamo a quello che noi abbiamo già denunciato più di una volta, quello scritto da Aldous Huxley, ritorniamo su un'altra intervista che abbiamo fatto di recente, Il Nuovo Mondo, dove lui prospetta, da grande scienziato qual era, un mondo dove gli esseri umani sono tutti concepiti in provetta e selezionati come se fossero macchine, androidi, esattamente, androidi come Monti. Esatto, è come Mario Monti, esatto. Come noi abbiamo sempre detto, un androide e via. Veniamo a un altro aspetto che ci interessa. Carlo Maria Martini, per non perdere nessuno e nulla. Allora, qui è morto il cardinale Carlo Maria Martini, eccolo qui. Tu sei fra i vivi, capito? È fra i vivi, beato lui. Se ogni volta che uno muore va tra i vivi, non lo so io. Noi chi siamo? Morti viventi. Allora, questa è bella, eh? Quella. In aumento i benzinai no logo.
come in farmacia, un pieno di generico, questo è molto importante. Buono. I benzinai piano piano si stanno ribellando e si creano la loro pompa, la quale pompa ovviamente avrà dei prezzi che non sono quelli imposti dalle multinazionali del petrolio, che sono quelle che si stanno assassinando. A Gerusalemme, da studioso e pellegrino di pace. Allora, per 6 anni dopo il 2002 il Porporato dimorò nella Città Santa, dove si dedicò alla sua passione, l'esegesi, e tra le pagine del Quinto Vangelo rilesse la sua vita. Il Quinto Vangelo sarebbero le prove, diciamo così, archeologiche, che in realtà non esistono, delle vicende del Vangelo, eccetera, eccetera. Peccato che lui, il Cardinale Martini, non abbia letto i libri del nostro amico e stimato Mauro Biglino, che dice che si tratta di tutte grandi cazzate. Peccato, perché si poteva redimere. In ogni caso, siccome il personaggio, noi sappiamo, è un gesuita, e noi conosciamo chi sono, che esattamente dal fondatore in poi la politica, che ha avuto la visione alla storta, appunto, siamo proprio qui vicini, siamo proprio vicinissimo alla storta. Chissà che non ci arrivi anche della noi, visione. Ci aveva anche noi la visione. Allora, siccome è un gesuita, noi pensiamo che... Ma come è stata opportuna quella visione, proprio prima di arrivare a Roma, in cui andava a proporre la creazione del nuovo ordine. Quo vadis, quo vadis. Fulminato sulla vita di Damasco. Gli è successo come a Costantino, no? Costantino, guarda, ha avuto la visione. In oxigno. Quindi a due passi da dove Costantino... Che sia la stessa visione. No, no, ma è un posto da visionari, da storta. Noi siamo della storta e siamo visionari. Esatto. E, diciamo che, essendo appunto lui gesuita, sicuramente è andato a Gerusalemme per ragioni che interessano la politica dei gesuiti, che non è roba da poco. Sappiamo che il San Sepolcro, sappiamo bene come è disputato. Si chiama lì. Diciamo, Alberti, un tesignano del valore dell'integrazione e della testimonianza, e nemico di ogni sincretismo. I suoi semi hanno portato frutto. Nemico di ogni sincretismo, interessante, anche tenendo conto che il cristianesimo è la forma sublime del sincretismo. Ha messo in mezzo tutto, c'è tutto nel cristianesimo. Tutte le religioni sono un brodo, un melting pot. Tutte messe assieme, è diventato cristianesimo. L'ultima cosa che vogliamo dire è interessante: avrebbe voluto continuare a dirlo a Gerusalemme, ma l'aggravarsi della malattia lo ha riportato in Italia. Il legame con la Terra Santa è rimasto comunque fino all'ultimo, più vicino che mai. Però dico io, ma perché è venuto in Italia? Stavo così bene in Gerusalemme, vicino al Signore. Ma so, adesso questi qui, uno potrà dire quello che vuole, e non possiamo certo dire che un uomo come questo qui, questo padre, non fosse una persona molto intelligente. Assolutamente. Anzi, rispetto molto ad intelligente. Non solo. Anzi, avversario nostro, ma molto intelligente. Rispetto ai cardinali che conosciamo oggi, questo è di sopravanza, anche perché era un gesuita, di sopravanza veramente di più di un palmo. Però, francamente, sei a Gerusalemme, sei lì vicino al tuo Signore, perché vieni in Italia? Vieni in Italia a morire. Lì c'era la salvezza, lì, perché? Andavi direttamente in paradiso, oltretutto. È dovuto venire in Italia. Monti spinge per un patto fra imprese e lavoratori. Ritorniamo al discorso del patto. Noi siamo contrari al patto, perché questo è un patto fatto da intermediari che sono legati esclusivamente all'interesse dei finanzieri. Noi siamo per la compartecipazione dei lavoratori coi datori di lavoro. Da sempre. Quindi per la socializzazione. Da Beneduce in poi. Quindi non ci raccontino più storie. Beneduce era un filosofo che è stato misconosciuto e millantato da mille persone nel corso della vita. Comunque sia, noi siamo per questo, per cui tutte queste chiacchiere a noi fanno esclusivamente schifo. Va bene, il patto con i lavoratori, chi lo fa il patto con i lavoratori? Dovrebbero farlo i sindacati. Sì, appunto, quei sindacati lì, che abbiamo già dimostrato da molto tempo essere completamente collusi, congeniali col potere economico e finanziario. L'ultima cosa che ci interessa, l'ultimissima cosa, è questa, però questa va detta. L'autunno della mafia partì dalla Chiesa. Hanno rievocato la figura del generale dalla Chiesa.
qui c'è legge 40, scontro sul ricorso a Strasburgo, ma qui c'è la rievocazione, però cosa dice Grasso? Ma troppi misteri non sono mai stati chiariti. Però, porco Giuda, possibile che in un giornale come questo, che c'è un giornale ufficiale, un giornale della Chiesa, si pubblichi il fatto che indagine imperfetta per un omicidio perfetto, così il procuratore nazionale, ma il procuratore nazionale antimafia, troppi misteri non sono mai stati chiariti, lo dice lui, il rapporto Stato-mafia, la funzione della mafia, il ruolo della mafia al servizio dei loro signori, perché la mafia è stata voluta dagli americani, è funzionale allo Stato, governato dagli americani, certamente. Però, perché gli americani hanno voluto che dopo e subito dopo, concomitantemente con lo sbarco in Sicilia, i mafiosi fossero nominati ciascuno sindaco e di tutti i paesi della Sicilia, e gli stata in mano. Non ricordiamo il viaggio di Cuccia e di Mattioli negli Stati Uniti e compagnia bella, lasciamo cioè, stare qui a scappellarsi di fronte agli americani. Allora, l'ultima cosa è questa: convergenti che non possono essere ricondotti solo alla mafia. Troppi gli interrogativi, ma questo lo dice il procuratore generale, cioè non lo dico io, troppi gli interrogativi ancora aperti come sugli altri delitti eccellenti, da Piersanti Mattarella e Appio La Torre. Piersanti Mattarella fu un mio compagno di scuola, era un anno avanti a me, ma insomma sarà la stessa cosa. Appio La Torre fino alle stragi del 92, i misteri resistono, un esempio ne bastano due, cominciano, dice il procuratore, dal giallo dei lenzuoli che subito dopo la strage funzionari della prefettura andarono a cercare proprio nella residenza del generale con il pretesto di coprire i cadaveri, arrivarono prima degli stessi magistrati che non riuscirono ad aprire la cassaforte dove dalla chiesa teneva le sue carte, perché non si trovava la chiave. Venne trovata il giorno dopo nello stesso cassetto dove era stata cercata inutilmente, e quando finalmente venne aperta si trovò una cassaforte vuota. Ora, questi scritti qui, noi che siamo abituati a leggere gli articoli di tanti giornalisti investigatori che hanno pubblicato negli ultimi anni, anzi per benemerite case editrici, queste cose non le scrivono quelli che, di cui noi abbiamo letto i libri e siamo convinti che dicono le cose come stanno. Noi, questo lo dice il procuratore generale ufficialmente antimafia. Che dovrebbe essere quello che sa le cose. Esattamente, infatti le sa e le dice. Stranezze ma anche depistaggi. Penso appunto, sottolinea Grasso, al falso super testimone Giuseppe Simoni. Giovanni Falcone lo sventò subito e lo fece arrestare e condannare. Giovanni Falcone, un altro morto assassinato. Chi lo mandava? A cosa mirava? Mistero. Poi c'è il capitano dell'isolamento, c'è il capitolo dell'isolamento e dei poteri negati. Qui affiora la responsabilità morale di chi non lo ascoltò. E qui io vorrei ricordare anche quel famoso articolo scritto da Giorgio Bocca, che andò a fare un servizio poco prima che lui fosse assassinato e trovò appunto il generale della Chiesa completamente abbandonato, solo, senza una guardia e senza nessuno. Bello, ma anche per colpa sua, scusa, tu sei un grande generale, hai fatto anche dei corsi antiterrorismo, hai sventato le Brigate Rosse e te fai fregare da quattro teste di micchia. Vabbè, lasciamo stare. Lui aveva ben chiaro, sì, dal primo momento, dove mettere le mani e come muoversi. Allora, si era ben chiaro perché si è fatto assassinare. Ricordo che a fine maggio 1982 mi avvicinò per chiedermi le carte dell'inchiesta sugli indennizi per gli espropri per la diga di Garcia. I cugini Nino e Ignazio Salvo, noti esponenti della Democrazia Cristiana andreottiana, che avevano investito 2 miliardi e mezzo di lire, ne ricavarono 21. Mi chiese anche gli atti dell'inchiesta sugli appalti del comune che avevo condotto nell'ambito delle indagini sul delitto Mattarella. Non ebbi il tempo di dargli quelle carte, arrivarono prima i colpi di Kalashnikov. E con questo chiudiamo. Buonasera a tutti, buon proseguimento, alla prossima occasione.